Una grande realtà, il Centro Studi Grande Milano, da sempre portatore di valori importanti, veri, che lo hanno fatto divenire nel tempo punto di riferimento imprescindibile per le istituzioni, per il mondo imprenditoriale, per l'intera società civile. Una chiesa amata dai milanesi, la Basilica di San Marco, che nel 1874 vide eseguita per la prima volta la messa da requiem di Giuseppe Verdi, da egli stesso diretta e composta per onorare Alessandro Manzoni, e che risplende dopo il restauro della cappella di San Nicola da Tolentino e del transetto meridionale. L'intreccio di queste due storie ha dato vita ancora una volta al concerto di Natale, interpretato dal coro delle voci bianche della Verdi, diretto da Maria Teresa Tramontin. Un appuntamento ormai storico, che al suo interno anche quest'anno ha visto la consegna del premio Le Grandi Guglie della Grande Milano, destinato alle eccellenze che nel proprio campo si sono distinte nel portare sempre più in alto il nome e il valore della Grande Milano. Il Natale è per tutti un momento in cui fare un bilancio dell'anno, e per il Centro Studi Grande Milano è davvero bello farlo qui insieme con tutti voi, e con la consapevolezza, se mi consentite, che il Centro Studi sia soprattutto una realtà umana e professionale, se mi permettete, di grande livello, insomma. Il riconoscimento di questa sera ha due simboli di Milano: industria e solidarietà. Ecco, per noi costituiscono quei segni distintivi di una Milano generosa e riconoscente, di quei fratelli, di quelle sorelle che vi ci si dedicano e che dedicano il loro lavoro e, se mi consentite, una parte della loro vita. Ecco, per questo io provo una grande soddisfazione, voglio davvero dirvelo, perché ogni saluto, ogni abbraccio vostro per me è una grande gioia, perché so che mi avete dato la possibilità di guidare una realtà grande. Una realtà molto grande, a cui volta per guardare molto lontano io sono salita proprio sulle spalle di qualche gigante, me lo avete consentito generosamente. Per questo noi chiudiamo l'anno molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto e pronti per le nuove sfide del 2018. Un 2018 che vi auguro con tutto il cuore, davvero di tanta serenità e di tanta salute per voi e per le vostre famiglie. Mai come in questi momenti sento cosa vuol dire essere milanesi, quando davvero ci sentiamo vicini, le istituzioni, i cittadini, nelle loro forme organizzate insieme per un fine comune. Ecco, io credo che questa sia un'esperienza che stiamo vivendo oggi con particolare consapevolezza e che ci affida una responsabilità in più, quella di portare avanti il grande momento che la nostra città sta attraversando, con la consapevolezza che ogni giorno dobbiamo trasformarlo in esperienze, in progetti concreti, perché non sia solo una dimensione del racconto e della narrazione, ma che si veda concretamente nella vita di ogni giorno. E quindi le parole che abbiamo ascoltato raccontano di un impegno che ci fa rassomigliare, in qualche modo ci fa riconoscere gli uni negli altri. Il pragmatismo insieme alla capacità di guardare lontano, la capacità di guardare ogni giorno, pezzo per pezzo, quello che è nostro compito, con l'ambizione di fare progetti grandi. Questa città, voi avete giustamente detto le cose belle, questa rinascita di Milano che ha alle spalle anni e anni di lavoro, non nasce all'improvviso, insomma, però oggi viene appunto a compimento e si proietta ed è, devo dire, ovunque riconosciuta, insomma, tutti parlano di Milano. Però accanto a queste bellezze, a questa forza, a questa crescita di Milano, questa grandezza, sappiamo tutti che c'è in giro, insomma, chissà in mezzo alle persone lo avverte, un grande senso di smarrimento oggi. La sensazione che io trovo più diffusa è quella dello smarrimento. Siamo un po' la paura, chi non ha la paura sente la paura del futuro e chi ha sente la paura di perdere. Ma nell'insieme io penso proprio questo smarrimento che vediamo in tutti i campi, che non ci fa percepire anche i passi avanti fatti e ci fa ingigantire le preoccupazioni e le paure. Ed è un po' un sentimento, diciamo, di perdita di comunità, sostanzialmente, di non sentirsi parte di qualche cosa, di non vivere insieme un'idealità, un impegno, una preoccupazione, una solidarietà. E penso che nella solitudine che sta a fianco allo smarrimento ciascuno si sente molto più debole, molto più solo, molto più fragile. Quindi ogni realtà, come le associazioni, come questo Centro Studi, che riesce in sostanza a creare legami, a creare momenti di comunità, io penso che abbia una grande funzione civica oggi e va assolutamente sostenuto. Così,
Dopo l'intervento lungimirante ed appassionato del presidente del Centro Studi Grande Milano, avvocato Daniela Mainini, e dopo i saluti istituzionali del vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, e dell'europarlamentare Patrizia Toia, l'ambito riconoscimento è stato consegnato al presidente di Anima, l'Associazione Nazionale Industrie Meccaniche ed Affini, Alberto Caprari, che dal 2015 presiede questa federazione forte di 1000 aziende associate e di 212.000 addetti per un fatturato di oltre 45 miliardi di euro. E con un pizzico di emozione e con malcelato orgoglio, ma soprattutto tanta gioia, che ritiro volentieri questo riconoscimento che considero meritato per il lavoro delle nostre imprese della meccanica che sono in tutta Italia, riunite qui a Milano nella Federazione Anima, che da 103 anni cerca di dare un contributo forte allo sviluppo del paese, del manifatturiero, quello che per noi è il manifatturiero d'origine, quello vero. Parliamo di imprese che rappresentano, secondo noi, la storia, una larga parte della storia industriale italiana, quindi sono ormai 4, 5, 6, 7 generazioni anche che portano avanti il tricolore, noi piace dire, nel mondo. Imprese che sono nate dalla volontà, dalla caparbietà di chi sulla forgia magari piegava qualche generazione fa il metallo, e oggi sono aziende molto tecnologiche con sviluppi sulle frontiere internazionali che non temono concorrenza a nessun livello. Questo per l'industria e l'imprenditoria. Per la solidarietà invece il premio Le Grandi Guglie è andato all'asilo Mariuccia, l'istituzione meneghina che da 115 anni dà un aiuto concreto a donne maltrattate e bambini. Il prestigioso premio è stato ricevuto dal presidente dell'asilo Mariuccia, il generale Camillo De Milato, e da Iole Milanesi, presidente dei benemeriti dell'asilo Mariuccia. Innanzitutto questo premio ringrazio Daniela Mainini, la presidente del Centro Studi Grande Milano e del comitato scientifico che ha scelto l'asilo Mariuccia per questo ambito premio molto importante. E l'asilo Mariuccia dal 1902 trasforma il disagio e la sofferenza in dignità e lavoro, perché siamo un ente socioassistenziale votato al lavoro. Grazie di questo premio e grazie di aver riconosciuto il valore del volontariato. Facciamo quello che possiamo. L'asilo Mariuccia è figlio e figlia della borghesia milanese che tanto ha dato. Io spero che ancora adesso la borghesia si svegli e dia al volontariato, a tutti gli enti assistenziali, a tutto il lavoro che facciamo per le mamme e i bambini, tutto quello che può, con il cuore in mano, come sempre hanno fatto i milanesi. Spazio poi e infine alle ulteriori emozioni proposte e create dalle voci bianche della Verdi nel concerto di Natale diretto da Maria Teresa Tramontin. Al termine, grandi, sinceri e meritati applausi per tutti.